mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Jacopo Cavaliero, che mi chiede di fare due parole sul film del 2000 di John Boorman, tratto anche questo da un romanzo di Le Carré, che ha scritto insieme a John Boorman addirittura la sceneggiatura. Appunto, il film è Il Sarto di Panama, con Pierce Brosnan, Jamie Lee Curtis e il grandissimo Jeffrey Rush. Questo è il cast. La storia è molto semplice. Andy Oswald è un agente dell'MI6, cioè un agente dei servizi segreti inglesi, che siccome è un rompicoglioni troppo con le donne, fa casino e tutto, viene mandato a Panama in punizione, praticamente a cercare delle informazioni. Quando è lì si imbatte in questo Harry, un sarto, un inglese che sta lì praticamente con la ex moglie. Lui scopre che praticamente il nostro Harry ha avuto un passato di prigionia, lì ha imparato appunto a diventare sarto e poi è stato mandato a Panama appunto dallo zio. Lui non lo fa scoprire la moglie, allora con Andy incomincia a nascere una specie di rapporto reciproco. Cioè Andy, questo qui dell'MI16, gli chiede sempre di più informazioni. Il nostro, non sapendo cosa dare informazione per non essere sputtanato, gli dà un'informazione enorme, da cui parte poi tutto il casino. Allora, veramente notevole questo film di spionaggio. Boorman dimostra un'altra volta di essere un regista di più di mestiere, talento veramente enorme, a volte nella messa in scena. Jamie Lee Curtis, Pierce Brosnan e Jeffrey Rush fanno un trio veramente notevole, sono molto bravi. Pierce Brosnan ha la faccia giusta, Jeffrey Rush è grandioso e Jamie Lee Curtis ha tutto giusto, anche solo lo sguardo. Boorman dirige molto bene, riesce a trattenersi, dà spazio alle scene d'azione quando servono, la tensione però è sempre alta e i colpi di scena funzionano alla grande. Montaggio strepitoso, quello si sente un montaggio bellissimo, così come la fotografia. Tecnicamente il film è ineccepibile, Boorman è un grandissimo a girare, un film che lascia veramente divertiti, un film di quelli che quando uno guarda un film di spionaggio è come questo, è di truffe, di incasinamenti, insomma, lo guarda molto volentieri, come sempre per i film tratti da John Le Carré, quando vengono tratti dai suoi romanzi. Oltretutto questo l'ha anche scritto, e siamo di fronte a una sceneggiatura no di ferro, è una sceneggiatura assoluta, di quelle che sono intoccabili. In più, come ho detto, il reparto tecnico vola alla grande, quindi siamo di fronte a un ottimo film, certo non un capolavoro, un film che poteva essere magari un corciato di una decina di minuti, ma che anche così comunque funziona alla stragrande. Quindi se avete una serata da passare, non volete, se vi garba lo spionaggio, è un film da avere assolutamente. Me lo sono comprato perché per me è un film comunque da avere, sottostimatissimo dell'epoca, chissà perché, forse Pierce Brosnan che me ne 07, non lo so, ma resta il fatto che è un film sottostimatissimo, invece è un film da avere. Il link, come per tutte le volte, è qui sotto, per donare è qua sopra, insomma fate voi. E un ringrazio un'altra volta Jacopo Cavaliero, che mi ha fatto parlare di questo film che mi era sempre sfuggito in questi anni, che avrei invece potuto mettere nei cult. Veramente un'ottima prova per Jeffrey Rush, che si sposta appunto dopo il successo di Shine dall'Australia all'America e che dimostra un'altra volta essere un grandissimo attore, grandissimo comunque la messa in scena di Boorman, che dimostra di avere veramente talento, e quando lo butta via appunto in filmetti inutili riesce a tirar fuori anche da una sceneggiatura come questa, difficile, complessa e stratificata, dei film comunque semplici che vanno diretti al succo. Grande cinema quindi per il sottoscritto.